dietro le tenebre. A noi ci va così, così bene, che non so che cosa. Non vincete mai, non vincete mai, non vincete mai, non vincete mai. A casa Barcellona, a casa, quattro pere nel cool, mamma mia, che batosta che avete preso, siamo la vostra bestia nera, quando ci incontrate prendete sempre le batoste, 3-0 in Champions, 4-2 all'International Champions Cup, mamma mia, Malcolm, via dell'Under. Scusa, non voglio esagerare, ma sono contentissimo perché era una partita importantissima e decisiva. Beh, sto cavolo, non era decisiva per niente, ecco, cerchiamo di tornare un pochino seri. Sono comunque contento che la Roma è riuscita a vincere questa seconda partita, ma come ho detto nel primo video, quando abbiamo preso 4 gol dal Tottenham, sono partite che servono esclusivamente a valutare la squadra, a fare un po' i movimenti in movimenti migliori rispetto ai classici allenamenti e giocare con altre squadre facendo guadagnare i soldi a chi organizza queste partite e crescendo il proprio appeal a livello europeo e mondiale. Mettiamolo fin da subito in chiaro. Poi volevo dire un'altra cosa prima di parlare specificatamente della partita. Io penso veramente che su qualche video fa l'ho detto in maniera ironica, ma forse è la verità, il tifoso romanista è uno dei più rompicoglioni della storia. Non è possibile, perdiamo, rompono i coglioni, vinciamo, ma c'era la primavera, abbiamo preso 2 gol, che schifo. Ragazzi, e che pugnetta che siete. Mamma, io vorrei veramente essere nei panni dei dirigenti da Roma, io vi prenderei a schiaffi tutti, vi prenderei. Veramente qualcosa di clamoroso, non sta mai bene niente, bisogna sempre trovare la giustificazione alle cose positive. Non è che si può dire, è stato un buon test, abbiamo dimostrato che comunque il risultato delle amichevoli conta relativamente poco, comunque abbiamo fatto qualche buon movimento, cioè questo. No, abbiamo preso 2 gol dai giovani, che schifo, vergogna, che pugnetta che siete, mamma mia, lasciatemelo di veramente. Comunque, parlando un pochino della partita, io ho visto gli highlights lunghi di 12 minuti che sono usciti dopo, perché ovviamente ho preparato un video e sto andando adesso al lavoro e non potevo dormire 3 ore per vedermi un amichevole, con tutto il rispetto. Adesso ho visto gli highlights e ho visto come col Tottenham, anche se ovviamente in maniera diversa, cose positive e cose negative. Allora, premettendo prima di tutto che il Barcellona, come ovvio che sia, ha giocato con molte, molte riserve. Anche noi abbiamo girato i nostri giocatori, ma sicuramente i nostri erano quelli più pronti per il campionato. Le cose positive, sicuramente la velocità di Kluivert, che si dimostra un giocatore molto abile tecnicamente, un giocatore che potrebbe crescere e diventare davvero 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 forte. Mi sembra che abbia buone doti tecniche, anche se deve imparare a capire meglio le proprie intenzioni, cioè quando deve fare il dribbling, quando deve fare la giocata, quando è il momento giusto per farla. Però in velocità è veramente una scheggia, e mi riferisco soprattutto al gol del pareggio di El Shaarawy, sul quale ha fatto una discesa clamorosa sulla fascia mettendo poi una palla in mezzo precisa, ed El Shaarawy ha colpito confermando la sua ottima volontà di voler rimanere alla Roma, e di questo io sono veramente molto contento. Altri lati positivi, sicuramente il gol di Cristante, il ritorno a gol di Florenzi, il rigore di Perotti nel finale, che però mi è sembrato molto molto depresso, diciamo, quasi come se sapesse già che partirà in questa sessione di mercato. Poi magari è un'impressione mia, magari è perché mi fregava un cazzo della partita, quello non lo so, però mi sembra veramente dispiaciuto. E in generale ho visto alcune buone trame di gioco, ho visto alcuni giocatori che comunque hanno mostrato dei miglioramenti rispetto alle scorse partite. Ma anche con l'Avellino e col coso, cioè non è che dico miglioramenti perché c'era il Barcellona B o C, ma chiamatelo come volete, ho visto i miglioramenti perché comunque la squadra ha ascoltato meglio i dettami del mister ed è riuscita a proporre maggior gioco offensivo. I lati negativi di questa partita, oltre ovviamente 2 gol presi, oltre ovviamente ad aver fatto segnare quel rincoglionito di merda di Malcolm, che però è un buon giocatore, quello tocca metterlo, ma noi non possiamo darci le colpe di niente, e lo ripeto per l'ennesima volta, e appunto aver preso 2 gol in quel modo. Allora, sul primo ci può anche stare, alla fine è un gol che si può prendere, ecco, non è un gol clamoroso. Ma sul secondo gol, ragazzi, con tutta la difesa schierata, non è possibile che Malcolm era a 1 centimetro dalla porta con praticamente tutto lo spazio per poter segnare. Io capisco tutto, capisco la difficoltà e capisco che è difficile,
Però ragazzi, qualcuno faccia dei corsi di difesa a Santon, per l'amor del cielo. Cioè, si sapeva che non era forte, per carità. Ma dopo, però è aberrante finora. Ma figlio mio, ma scusa, ma allora, c'è un giocatore di cui parlano tutti. Tra l'altro la Roma ha fatto un tweet in cui ha cancellato tutte le frasi in cui c'era scritto sto nome. Ma l'Anas ha detto non lo voglio, non conosco, sì, non so chi sia, non gli darò la mano, non lo saluto perché non so chi sia. Già aperto un po' una fiamma. Tra l'altro Manolassi ha fatto pure una mezzo litigio, io lo adoro per questo. È un giocatore abbastanza forte, comunque in quella squadra in quel momento era tra i più talentuosi. Marcalo, io lo so che questo serve, cioè è un compito più dei difensori centrali, ma porca miseria, avevi Malcolm vicino a te, c'era quello che stava a preparare il cross, t'allontani così all'improvviso. Io ho visto quando ha colpito Malcolm, era a 2 metri di distanza. Cioè Santon, figlio mio, era amichevole, per carità di Dio. Adesso non sto dicendo niente, ma già da queste cose capisci che se c'è un avversario vicino a te non puoi perderlo di lì, soprattutto se non hai la certezza che ci sono i tuoi compagni di squadra a darti una mano. Ecco, qualcuno io lo faccia capire al più presto, perché sennò veramente io impazzisco. Ma devo sperare veramente che non si fa male a nessuno, perché è qualcosa di tragico finora. E cioè, io voglio bene, per carità, però figlio mio, capito, no? Senza che aggiungo altro. Comunque, diciamo, come ho appena detto, 4-2. Abbiamo, come ho appena detto, fatto buone cose, altre decisamente meno. Come era prevedibile, ci sono anche persone che si sono un po' esaltate dopo sta vittoria, ma io penso che sia loro come me la viviamo più con un discorso ironico del tipo abbiamo vinto 4-2, non vincete mai, 3-0, bla bla. Ma sappiamo anche noi che comunque è stato un test semplicemente per valutare la nostra squadra, per far girare i giocatori, eccetera eccetera. Quindi è bello sì vedere Barcellona 2, Roma 4, però ricordiamoci anche che l'anno scorso il Milan aveva vinto 4-0 col Bayern Monaco, e poi si è visto che il campionato ha fatto le due squadre. Quindi basti pensare al PSG che ha perso con l'Arsenal 5-1, così proprio tranquillo, come se niente fosse. Sono semplici test che servono per, appunto, come ho detto, far maturare la squadra in vista dell'inizio del campionato, far girare i giocatori e anche capire quali converrebbe dar via e quali converrebbe tenere. Basta, così come lo era con Tottenham, lo è anche col Barcellona. Io non vedo nessuna differenza. Però ragazzi, se dovete sempre venire a rompicoglioni, state zitti e basta. Mi riferisco al mio discorso iniziale. Cioè, io posso capire che uno non si deve saltare dopo questa partita, per carità, è normale, anzi, uno non deve farlo, non deve farlo assolutamente, perché ho detto c'erano un sacco di giovani, quasi tutti giovani. Però venire a rompere i coglioni su ogni minima cosa che non vi va a genio, per me è una gran rottura di palle. Perdiamo, che palle, e vinciamo, i bambini, ma che cazzo volete, ma state per zitti, sono amichevoli, almeno dopo che le vinciamo, non le vinceremo tutte, almeno quelle che vinciamo, basta, zitti. Se può dire, si può migliorare difensivamente, no? Che palle, primo tempo inesistente, questo e quell'altro. Ragazzi, ma che vi aspettavate di fare il gioco veramente del Barcellona? Mamma mia, che pugnetta che so certi tifosi, proprio una rottura dei coglioni. Ecco, scusate se ho usato termini un po' volgari in questo video, ma è qualcosa di allucinante. Cioè, io qualsiasi cosa fa non va bene. Ma detto questo, ragazzi, allora fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di Barcellona 2, Roma 4, seconda amichevole dell'International Champions Cup. Ora ci manca l'ultima contro il Real Madrid, e poi penso che torneremo a casa, perché non so come funziona sta coppa, però credo che abbiamo soltanto quelle partite. Dopo lavoreremo per la prima di campionato contro il Torino, e basta, nient'altro da aggiungere. Fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate, l'ho già detto un'altra volta, quindi mi sono ripetuto, e già la qualità di questo video è calata a dismisura, oltre alle cose sismiche che vedete ogni volta che guido, perché sembra che sono guido nel vulcano, invece sono alcune vie che sono veramente incommentabili. Ci vediamo presto per un altro video, un saluto, e sempre comunque Forza Roma. Ciao ragazzi.